Siamo a 2:43 dalla conclusione della partita, con la Croazia che comincia a intravedere il traguardo, 76-64, ma comunque dobbiamo rimarcare l'orgoglio della nazionale di Meo Sacchetti, che non ha mai mollato anche quando è andata sotto di 17 punti. Si era riportata a meno 6 per due volte, ha avuto la tripla del si era riportata sul meno 9 per due volte, ha avuto la tripla del meno 6, sbagliando entrambe le conclusioni. Abbas attacca Saric, l'appoggia al tabellone, gran canestro di Abudu Abbas. È un giocatore che, grazie alla sua tecnica, grazie al suo fisico, ha un grande talento. È stato utilizzato poco quest'anno da Simone Pianigiani con l'Olimpia Milano. Nel frattempo l'Italia va a commettere subito fallo sulla rimessa dopo il canestro di Abbas, 76-66, quindi va in lunetta Kruslin, il fallo di Ariel Filloi, con quattro falli Aradori, Biliga, Tessitori e Michele Vitali. Quattro giocatori con quattro falli per l'Italia. Kruslin sbaglia e non di poco il primo tiro libero. Secondo tiro libero per Kruslin. Si concentra. Kruslin sta per eseguire la conclusione. Sbaglia pure questa, rimbalzo di Burns, che è un po' il condottiero dell'Italia in questo finale di partita. Affida il pallone a Luca Vitali, 2:18 al termine, ci vorrebbe una tripla ora. Brian Sacchetti, Abbas, attacca Bogdanovic, lo fa con grinta e con il suo fisico. Bogdanovic va a commettere fallo, tiri liberi, dovrebbero essere tiri liberi per Abudu Abbas. Vorrebbe rimessa laterale Bojan Bogdanovic, ma Abbas va in lunetta perché era in fase di tiro, era andato a schiacciare addirittura Abbas. Subito fallo dal giocatore degli Indiana Pacers, 26 punti, miglior marcatore del confronto, questo 26 che corsi e ricorsi storici quando Bojan Bogdanovic affronta l'Italia. Segna Abudu Abbas, gran partita la sua. Per Abbas 11 punti, 76-67. Ancora Abbas in lunetta, 2-2, meno 8. Abudu Abbas è lui il trascinatore, lui in attacco, Burns in difesa, sono loro i trascinatori dell'Italia in questo finale di partita. 8 da recuperare, ultimi 2 minuti in arrivo con Dario Saric in palleggio. Vogliono il fallo ora i croati. Babic, Stipcevic prende posizione. Saric sotto il canestro, marcato da Vitali, difesa aggressiva dell'Italia. Pallone a Babic, libero da tre punti, è corto, segue rimbalzo, ma lo recupera Abbas, che può correre nella metà campo della Croazia. Abudu Abbas schiaccia, cost to cost, meno 6, time out Croazia, cost to cost di Abbas, che ha preso il rimbalzo sulla tripla sbagliata da Luka Babic. È andato dall'altra parte del campo a schiacciare in maniera perentoria, e l'Italia meno 6, 76-70, 1 minuto e 44 secondi da giocare. E comunque, a prescindere da come andrà a finire, questa nazionale ha un'anima, ha un grande cuore senza le sue stelle, e insomma un futuro certamente roseo per Meo Sacchetti e per la sua squadra, che ora rientra in campo caricata dal pubblico del Palalma di Trieste, perché ci si può credere ad una clamorosa rimonta, anche se dall'altra parte ci sono fuori classe del calibro di Bojan Bogdanovic e di Dario Saric che sono in campo. Stipcevic, l'esperienza di Rok Stipcevic in questo finale di partita può essere molto utile alla Croazia. Ovviamente vanno da Bogdanovic, marcato da Filloi, raddoppia Luca Vitali, Bogdanovic in difficoltà, scarica in qualche modo a Saric, da tre punti Dario Saric, sbaglia, rimbalzo lungo dall'Italia, Filloi, forza, Luca Vitali, 1:27 da termine, Luca Vitali si ferma, aspetta i rinforzi, arriva Brian Sacchetti, pallone per Burns, c'è anche Ariel Filloi, blocca Burns, linea di fondo, Filloi, rischio di perdere palla, si è palleggiato su un piede, no, si è palleggiato su un piede, Ariel Filloi, proprio nel momento più bello della rimonta dell'Italia. 1 minuto e 18 secondi al termine della partita. Che brutta palla persa questa per la nazionale azzurra, che brutta palla persa quella di Ariel Filloi, si è palleggiato sul piede lungo la linea di fondo campo. Saric, difesa allungata dell'Italia, la zone press ordinata da Meo Sacchetti, viene elusa però dalla Croazia. Saric si ferma, scarica a Kruslin, poi Bogdanovic, ora gioca con il cronometro la Croazia perché
manca un minuto esatto al termine. Bogdanovic raddoppiato da Vitali, poi c'è Saric, rischia di perdere palla, due secondi, un secondo, tiro disperato, sbagliato, pallone per l'Italia, parza Brian Sacchetti, supera la linea di metà campo, Filloi, mamma mia, stava per perdere palla un'altra volta Filloi, ci salviamo miracolosamente con Stipcevic che si era inserito sulla linea di passaggio. Mario Filloi sta commettendo davvero troppi errori in questo finale, 47 secondi da giocare, 6 da recuperare, bisogna provarci, vediamo. Filloi si libera a Bass, Luca Vitali, c'è poco tempo, bisogna costruire rapidamente un tiro, Luca Vitali, scorrono i secondi, Vitali deve tirare, ci prova da 3, corto, forse c'era fallo, non visto dagli arbitri però. Ha tirato corto Vitali, fallo su Bogdanovic, e credo proprio che se Bogdanovic farà 2 su 2 sarà finita lì, e ci sono discrete possibilità, direi, che possa fare 2 su 2 Bojan Bogdanovic, considerando che il suo tabellino a cronometro fermo parla chiaro, 15 su 15. Ma c'è sempre una prima volta, e infatti sbaglia Bojan Bogdanovic il suo primo tiro libero della partita dopo 15 realizzazioni. 34 secondi e 3 decimi al termine, non si schioda il punteggio, dal più 6 Croazia, e però con un tiro libero i croati andrebbero a 3 possessi di vantaggio. Bogdanovic sbaglia pure questo, 0 su 2, clamoroso fallo su Sacchetti da parte di Saric, però purtroppo il quarto fallo di squadra solo, quindi non ci sono tiri liberi e nuova chance per l'Italia. Insomma, la Croazia non l'ha chiusa ancora con questo stranissimo e insospettabile e impronosticabile 0 su 2 di Bojan Bogdanovic dalla lunetta. Peccato che non si va in lunetta, 33 secondi 2 decimi, e la Croazia che sta facendo di tutto per tenere aperta la partita, ma l'Italia purtroppo non ne ha approfittato fino a questo momento. Vediamo se lo farà ora. Abbas, forza, in velocità, supera la linea metà campo, Abbas si ferma, Abbas da 3 punti, ci prova Abbas, sfortunato rimbalzo di Sacchetti, però Brian Sacchetti sotto con destro, segna il fallo con il reverse, Brian Sacchetti, sottomano rovesciato di Brian Sacchetti, e c'è tiro libero supplementare per il fallo commesso da Ramljak, tiro libero di Brian Sacchetti, meno 4 Italia, 22 secondi, c'è ancora tempo. Sacchetti è lungo però purtroppo, e c'è subito fallo, peccato, fallo su Zubac che andrà in lunetta. Si concentra Zubac, guarda il canestro e segna. Per essere un centro ha una signora mano, non trema la mano di questo 21enne, 77 a 72, poi 20 secondi e 7 decimi, ancora Zubac, autore di 11 punti, e l'altro giocatore della Croazia è andato in doppia cifra dopo i 26 di Bogdanovic. Ancora Zubac, si concentra, segna pure questo, 78 a 72, time out chiamato da Meo Sacchetti quando mancano 20 secondi e 7 decimi. Vediamo, si va dall'altra parte del campo con 20 secondi e 7 decimi da giocare, 78 a 72 per la Croazia. Aradori in campo, c'è Luca Vitali, c'è Brian Sacchetti, c'è Abudu Abbas, c'è Ariel Filloi. Vediamo Aradori, Abbas, vanno da Aradori, forse è lui che dovrà provarci, da 3, scarica per Abbas, la soluzione, vediamo per Vitali, gioco a 2, troppo tempo si perde, Aradori ora troppo tardi da 3 punti, airball, troppo tempo per provare a tirare, e finisce qui con la Croazia che batte l'Italia, 78 a 72, è questo il finale del Palalma di Trieste. Ma comunque, una signora Italia che stava per rimettere in piedi una partita che era sepolta a 7 minuti dalla fine, con la Croazia avanti di 17 punti grazie a un immenso Bojan Bogdanovic, miglior marcatore della partita con 26 punti, ma poi Abudu Abbas in attacco, Christian Borz in difesa, hanno riportato sotto l'Italia che ha avuto per 2 volte anche il tiro del meno 3 fallito.